si è perso un astuccio in aula e 5. No, gentilmente, se ci sono posti da sedere ancora disponibili, occupateli tutti, perché poi anche la lavamagna evidentemente non è sufficiente a contenere tutta questa moltitudine. Il riferimento alle moltitudini era casuale, non era un riferimento teorico. Sulle scelte della cittadinanza è sicuramente importante trovare un modo di rimanere in contatto. Sapete che però questo apre un sacco di problematiche e questioni. Altra cosa che può essere interessante ovviamente invece è cercare di capire se si possono individuare degli ambiti di azione, ad esempio sicuramente un ambito d'azione interessante. Così come quando c'è lezione, vi lamentate giustamente se rimanete in piedi, ci sono due aule con il combining, quindi potete seguire esattamente quello che succede qua, ma per ragioni di sicurezza non è possibile tenere quest'aula strapiena. Quindi vi invito a vedere se siete indirizzati nell'aula a fianco, se non esiste in valore questa cosa. Che si è creata, mi sembra veramente emblematica, cioè noi stiamo facendo un'assemblea che è veramente non si sente. Vabbè, abbiamo il megafono ce l'abbiamo, per favore. Adesso ci sono i posti a sedere. Questa mattina in università ancora abbiamo dovuto venire
la polizia venire per far volantinare il FUAN, che è l'organizzazione studentesca di Fratelli d'Italia, e parliamo sempre di 4-5 camionette, centinaia di poliziotti che poi si mettono davanti a cosa? Una cinquantina, anche va bene, un centinaio di studenti, comunque la proporzione di forze non è certo. È nato nel 1998 in questo paese, siamo sicuri di sapere che per la prima volta dal nazismo c'erano delle persone che potevano essere private della libertà per il semplice motivo di essere considerate irregolari dal punto di vista dei documenti? E poi io credo che quella è stata la cesura. E poi di lì di cesure ne abbiamo vissute tante. Abbiamo vissuto i respingimenti di massa in Libia, abbiamo vissuto l'operazione Strade Sicure, che oramai quest'anno ha compiuto 10 anni, abbiamo vissuto i militari per le strade, abbiamo vissuto una repressione crescente di ogni forma di insorgenza sociale. Abbiamo vissuto tutto questo e adesso all'improvviso ci indigniamo. E adesso all'improvviso scopriamo che sta capitando qualche cosa in questo paese. Allora io mi chiedo, che cosa è successo in questo paese? Che cosa è successo in questo paese da quando abbiamo questo governo? Dov'è la frattura? Dov'è la frattura tra il DASPO di Minniti e il DASPO dell'attuale ministro dell'interno? Dov'è la frattura tra i respingimenti fatti in tutti questi anni in mare, tra le migliaia di morti che sono stati inghiottiti dal Mediterraneo 10, 5, 6, 7, 8 anni fa e quelli che muoiono in questi giorni? Dov'è la frattura tra un mondo in cui ogni anno vengono rinnovate le missioni militari all'estero e questo ministro, il ministro Trenta, ha dichiarato a chiare lettere che avrebbe inviato la missione militare in Niger? Un anno fa, quando il Partito 5 Stelle era all'opposizione, hanno votato contro, e invece adesso se ne fanno un fiore all'occhiello, se ne fanno un potente fiore all'occhiello. Allora che cosa è cambiato tra questo governo e quelli precedenti? Che cosa ha mosso la nostra indignazione? Perché c'è tanta gente qui in quest'aula oggi? Io credo perché prima avevamo dei governi che facevano le stesse cose di quello attuale, ma raccontavano un'altra storia. Ci parlavano di missioni umanitarie, ci parlavano di guerre umanitarie, ci dicevano che tutto quello che facevano era nell'interesse dei migranti, ci dicevano che tutto quello che stava accadendo nel nostro paese era per garantire la crescita, era per salvarci tutti quanti, era una grande finzione. Oggi invece abbiamo un governo che dice, che fa esattamente quello che dice e dice esattamente quello che fa, non fa finta di essere altro da quello che è. E allora queste parole, le parole che ogni giorno vengono pronunciate, terrorista, respingimenti, prigioni amministrative, mutano improvvisamente di significato, perché c'è qualcuno che di fronte ai morti in mare, ai respinti in Libia, dice che vanno a stare bene. Ecco, questa è la differenza. Però questa differenza credo che dovrebbe interrogare quest'aula e anche l'intelligenza che ha promosso questa assemblea. Non perché questa assemblea sia sbagliata, ma perché occorre rendersi conto che siamo al termine di un processo che è stato consentito, siamo al termine di un processo del quale tanta gente è stata complice. È stata complice nel momento in cui non si è messa di mezzo, è stata complice nel momento in cui, quando costruivano il nuovo CIE a Torino, allora si chiamava CPT, eravamo in pochissimi a cercare di impedire quella costruzione. Sono complici tutti coloro che in questi anni hanno pensato che ci fosse un governo del meno peggio, e invece i governi che si sono succeduti ci hanno portato al punto dove siamo oggi, al punto in cui la paura la fa da padrone. Diceva giustamente prima Valeria, il 3 di giugno di 2 anni fa ci sono stati 250 feriti e 2 morti, uccisi dalla paura. Allora è tempo che la paura
cambi di campo ma anche di segno. Cambi di campo e di segno, perché da un lato dobbiamo smettere di avere paura e dall'altro dobbiamo saper riconoscere le paure vere con le quali dobbiamo avere a che fare e con le quali ha a che fare tanta gente nel nostro paese. La paura di non farcela arrivare alla fine del mese, la paura di non riuscire a pagare l'affitto della propria casa, la paura per un futuro che non c'è più di lavoro o di possibilità di averne uno, la paura per la precarietà che è diventato l'orizzonte che definisce completamente tutte le nostre vite. E allora far sì che la paura cambi di campo significa non pensare che quello che sta accadendo è eccezionale, ma che è stato la norma in tutti questi anni. E occorre ancora una volta comprendere che ci si può mettere di mezzo e che ciascuno di noi può farlo. Gli anarchici lo hanno fatto, è tempo che lo facciano tutti gli altri. Complessivo, ma su una questione specifica che comunque ha degli appigli di quello di cui stiamo parlando in questo momento. Io, insieme ad altre quattro persone, tre compagni e una compagna, il 25 marzo avremo un'udienza in cui la Procura di Torino, insomma, suggerimento della Questura, chiederà per noi cinque la sorveglianza speciale, che è un provvedimento di forte limitazione delle libertà individuali. Non sto entrando nei dettagli, comunque per esempio non potrei essere in un'assemblea come questa. E il motivo qual è? Il motivo è che noi cinque abbiamo in diverse forme, in diversi momenti, sostenuto la guerra contro l'ISIS, facendo parte delle YPG o delle YPG o delle altre strutture della rivoluzione che in questo momento porta avanti in Siria del Nord. Questo motivo arriva dal fatto che, essendo stati in quel contesto, avremmo imparato l'utilizzo delle armi e quindi diventiamo in questo modo pericolosi per la società italiana. Ora, ovviamente questo è folle, tant'è che dovrebbero applicare altrimenti a tutti i poliziotti, tutti i militari, i cacciatori, così via. La cosa interessante anche di questa cosa è che cosa sta negli atti di questa richiesta. C'è un malloppo alto così che parla di noi, ma di che cosa parla? Parla dei nostri video, dei nostri articoli che abbiamo mandato, scritto quando eravamo lì, ci sono raccolti in questi atti. Sono raccolti stralci delle conferenze che abbiamo tenuto in Italia una volta tornati per parlare di cosa sta succedendo in Siria, di come va la guerra contro l'ISIS, che tra l'altro in queste ore sta arrivando a un momento in cui l'ISIS, dal punto di vista territoriale e militare, sarà finito in Siria, in cui parliamo della rivoluzione confederale, di come si organizza una rivoluzione basata sulla libertà delle donne, sulle comuni e sull'ecologia, no? C'è addirittura, uno di noi ha scritto ben due libri riguardanti questa esperienza, ci sono addirittura le copertine dei suoi libri in questi atti, no? Quindi quando poi cercano di dire no vabbè, ma non è proprio per quello e per altri motivi, ok, ma non è vero, c'è un plico alto così sulle idee della rivoluzione, sulle idee per cui abbiamo fatto certe scelte, per cui avremmo avuto anche questo addestramento militare, per cui abbiamo rischiato la nostra vita. Tra l'altro, la sorveglianza speciale ci impedirebbe di raccontare questa esperienza, di raccontare a tutti quello che succede in Siria. E questo fa parte anche di quello che succede in questa città, perché è la Procura di Torino e la Questura di Torino. Diciamo che non è l'unico, so benissimo, c'è un altro caso proprio uguale a questo, con le stesse motivazioni, che è accaduto a Cagliari, anche questo viene sarà il 19 marzo, quella definitiva,
Ovviamente le procure si sono sentite, quindi ovviamente una cosa del genere non può accadere se il capo della polizia, perché poi è la questura che comincia proponendo questa cosa, non è informato. E Salvini è uno che ogni giorno ha fatto propaganda e si è fatto eleggere con la paura dell'ISIS, del terrorismo islamico, dell'Islam, tra l'altro in maniera totalmente scorretta, nel senso... Tutti i musulmani sono terroristi, potenziali terroristi, tutti gli immigrati sono potenziali terroristi e via dicendo, però non ha mai mosso un dito contro l'ISIS vero e proprio, non ha mai fatto niente di utile veramente per combattere una proposta di dominazione, oppressione e terrorismo come quella dell'ISIS. Quello che abbiamo visto in Siria e nella rivoluzione confederale è proprio qualcosa che ha a che fare tra l'altro con i territori, i conflitti che si vedono sui territori, chi decide su cosa capita sui territori, perché lì quando si parla di democrazia si intende un sistema basato sulle comuni, di villaggio e di quartiere, per cui le persone che abitano in quel villaggio e in quel quartiere decidono quello che capita, no? Sul proprio territorio, lo decidono assieme, in un senso no, di anche dover ricostruire dei legami sociali, di comunità, di decidere chi è pericoloso, chi no, chi incarcerare, chi no, chi reprimere, chi no, su delle questioni che loro presentano come tecniche, anche se poi non lo sono mai, e rimuovendo il fatto che, per esempio nel nostro caso, quello che muove quella rivoluzione, quello che ha mosso anche quella guerra, purtroppo, anche imparare a combattere è un sentimento di umanità e cercare un sentimento di amicizia tra le persone perché si possa vivere assieme, decidere assieme, essere liberi assieme. Urbani, e ogni giorno vedo sia cosa significa in concreto l'ossessione securitaria di cui si parlava prima, sia un'altra cosa, cioè quanto il capitalismo sia una macchina vorace, capace cioè di fagocitare, di neutralizzare i dispositivi, le retoriche, i discorsi anche più positivi, come quello sui beni comuni urbani, per esempio. Intervengo però come militante a titolo personale, perché non mi sembra il caso di appunto fare lezioni. Vedete, tanta gente ti porta a domandarti, intanto a stupirti e dire che è bello, e poi a domandarti cosa muove le persone ad essere qui oggi. Allora, secondo me ci muove un grande negativo, che è un negativo che, poi avendo accanto Alessandro Ferretti, ci conosciamo da 10 anni, per queste ragioni mi pare intuitivo formulare. È un negativo che abbiamo formulato in tanti e tante, molti lo ricordano, nel 2008, ed è: non ci rappresenta nessuno, perché purtroppo nessuno è in grado di rappresentare forme di vita, vissuti personali, quotidiani, aspirazioni, istanze collettive e individuali. Era una delle parole d'ordine, una degli slogan dell'Onda del 2008, che appunto in tanti e tante ricorderanno. Oggi, 10 anni dopo, io prima ancora che come ricercatore, come cittadino, come persona di 30 anni, sono ossessionato dalla ricerca di un terreno di positività, che, attenzione, non vuole essere una postura, un atteggiamento frettoloso, non bisogna mica essere velleitari, viviamo nell'Italia nel 2019, e se anche è vero che l'Italia del 2019 non è quella che ci descrive Repubblica, non è quella che ci descrive la stampa, cioè non è Salvini l'Italia del 2019, c'è tanto altro, per fortuna, però siamo fuori, diciamo, in un cono d'ombra, fuori dei riflettori. E allora mi chiedo, cosa facciamo nei ritagli di tempo che la nostra vita quotidiana ci mette a disposizione? Come proviamo a costruire quelle che sono delle masse critiche? Cioè, su quali obiettivi, su quali terreni proviamo a trovarci in maniera operativa per accumulare
pezzettini di forza e di ricerca, appunto, di miglioramenti, di avanzamenti, di riapertura di spazi che oggi sembrano chiusi. Questa è come dire la principale preoccupazione che mi sento di condividere in un'assemblea come questa, che è stata presentata come ce l'hanno presentata le persone che hanno il merito di averla convocata. Il tema è quello degli spazi comuni che riusciamo a costruire per sentirsi un po' più a casa, secondo me. La dico con un po' di battute, perché non immaginare che anche da oggi, perché no, nasca un percorso per un osservatorio trasversale a tutte le sensibilità, le anime che sono presenti qui. Perché non immaginare una logica che è una logica coalizionale, una logica che prova ad essere davvero pluralista in termini di riconoscimento degli strumenti che si usano, delle pratiche che si usano, per provare a fare qualcosa di buono in un paese come questo e in una città come questa. Ed esigenza di rispettare tutte le forme di vita, perché per esempio la mia condizione di precario della ricerca, e chiudo su di me, oggi non mi consente di fare 3 ore al giorno di attività politica e sociale, cosa che ovviamente avevo fatto in passato, e così vale per tanti e tante. Io penso che se discutessimo anche di questo avremmo fatto già un primo bel passo avanti, anche per ricominciare a riconoscerci, perché non è che siamo tutti ritirati nel privato, anzi al contrario, io credo che tutti nel proprio piccolo si provi a fare qualcosa oggi a Torino e in generale sul piano più collettivo. Il tema è come usciamo dalle comfort zone che tutti noi ci siamo ritagliati e proviamo a fare qualcosa di più significativo. E sono qui per riportare qualche riflessione che abbiamo fatto tra compagni del perché così tanta gente si sia interessata a quello che è successo, cercando di dare una risposta che sia quanto più possibile sia intellettualmente sincera, perché crediamo di esserlo, e sia che rappresenti un po' quello che abbiamo visto in strada e non solo negli ultimi anni. Proprio per questo non partirò leggendo queste riflessioni né da Aurora né da via Alessandria 12, ma dalle affermazioni che avrebbe fatto Fabrizio Ricca, il consigliere capogruppo della Lega, intorno a questo incontro oggi all'università, che ha detto: forse questi docenti che vogliono capire cosa succede in città dovrebbero invitare ai loro appuntamenti organizzati in Ateneo anche i rappresentanti dei sindacati di polizia. Ebbene, a una prima lettura questa affermazione suscita un naturale ghigno, specialmente in un posto come questo in cui per anni, per laurearsi in scienze sociali o in giurisprudenza, bisogna imparare come una formula matematica che cosa sia la polizia, cioè il dispositivo dello Stato che ha il monopolio della violenza e bla 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 bla. E invece pare che questa affermazione di Ricca in qualche modo sveli una terribile ma quanto atroce verità, e cioè che la polizia al giorno d'oggi, cioè il braccio armato dello Stato, non può essere considerata solo come una forza fisica, ma anche come una forza politica da inserire come le altre forze sociali all'interno di un dibattito. E si guardi bene che Ricca non parla di invitare il questore, quindi anche la sua conseguente decisionalità, ma proprio gli agenti di polizia, come fossero un organo dotato di una coscienza autonoma, per l'appunto politica, che va ben oltre quello che la filosofia del diritto per qualche decennio ha descritto e che si insegna qui, proprio in queste aule. Fabrizio Ricca di certo esagera a pensare che la polizia possa essere inserita come un attore qualunque, come un individuo che vale uno, come un signor Mario Rossi all'interno di un eventuale parterre pluralista, si tratta sempre comunque del braccio armato dello Stato. Eppure la sua arrogante richiesta dice molto su questi tempi, infatti la ristrutturazione dello Stato capitalista ha nell'ultimo decennio messo il piede sull'acceleratore. La sua economia, che per più di un secolo a queste di latitudine ha avuto la sua normatività, una normatività ordinata, fatta di fabbrica, piccola casa di proprietà, fatta di automobile, è di certo cambiata. Oggi l'economia è basata su una forte performatività dell'uomo impresa in cui tutti sono in guerra gli uni tra gli altri. Una guerra continua in cui si dice continuamente
perché non c'è più lavoro per tutti, non c'è più un ospedale per tutti, non c'è più un tetto per tutti. Questa non è una guerra metaforica, è sicuramente una guerra reale che viene percepita in maniera molto lenta e sempre più acre all'interno delle città, dove c'è una riaccumulazione del capitale, soprattutto all'interno delle periferie o delle zone di frontiera, come appunto allora dove c'era l'asilo occupato. Dico c'era perché per me l'asilo occupato non c'è più, adesso c'è solo via Alessandria 12, che è un fortino vuoto murato dalla polizia. E naturalmente questa situazione crea una instabilità sociale all'interno della società, non ci sono più legami di solidarietà. L'uomo creato da questa guerra è un uomo che prova misconoscimento verso il prossimo, che è una violenza atroce che indirizza in maniera orizzontale e non più verticale verso l'alto, come i paradigmi di liberazione e di emancipazione hanno spinto per secoli e soprattutto durante l'Ottocento e il Novecento. Una guerra quindi endemica e terribile, una guerra in cui appunto gli individui sono sfigurati dal punto di vista umano. Una guerra che porta la società ad essere molto insicura e l'unico modo per tenerla insieme è proprio la polizia come forza politica. Si vede infatti che la sottrazione dello Stato sociale sostituisce proprio la polizia con la sua repressione diretta. E qui probabilmente arriviamo alla questione dell'asilo. Infatti quello che è successo nelle ultime settimane è che hanno arrestato 6 compagni e compagne, li hanno portati in carcere, hanno blindato lo spioncino del loro blindo, l'hanno saldato e sono in alta sorveglianza perché hanno lottato contro il CPR, che è una struttura che detiene i migranti, come diceva prima appunto Maria, dal 1998, ma che molto spesso in queste aule viene presentata come un campo di eccezione, cosa che invece non lo sarà, perché nei prossimi anni il CPR si presenterà per la sua vera faccia, e cioè il laboratorio biopolitico per il futuro, in cui in base a dei criteri di geografia, di razza, di produttività si deciderà nei prossimi anni chi saranno i sommersi salvati e non riguarderà solamente i migranti. Questo laboratorio biopolitico è stato quello contro cui i nostri compagni con un cuore gigante si sono opposti per tanti anni, una lotta che viene portata avanti e per cui ci si è confrontati anche generosamente contro la polizia, che è proprio la faccia di questo Stato che si presenta in ogni situazione critica. E vorremmo che almeno ci fosse una missione di onestà da parte di quest'Aula, perché probabilmente se 2 settimane fa non ci fosse stato lo scontro con la polizia, se fossero venuti per l'ennesima volta in via Alessandria 12, cosa che fanno ogni 3 mesi, ad arrestare me e i miei compagni, probabilmente qualcuno qui avrebbe fatto spallucce. Probabilmente solamente quando all'interno della società il conflitto si alza e qualcuno è in grado di sollevarlo, gli altri sono costretti a prendere una posizione, anche dal punto di vista intellettuale. Qui c'è un problema di repressione in questo paese, non solo, è un problema globale, non è spaziale, non è appunto solamente torinese, ma è sociale, globale, e riguarda la guerra che viene perpetrata tutti i giorni contro i più poveri e che ha la faccia della polizia. Pensare di poter risolvere in maniera democratica quello che è creato dalla stessa struttura democratica e dal capitalismo sembra un terreno abbastanza scivoloso. Invito tutti semplicemente a pensarci e comunque a non dimenticarsi di chi in questa guerra quotidiana atroce ha rischiato la propria libertà. Durante il 7 febbraio in corso Palermo, alcuni degli arresti che sono stati fatti subito dopo lo sgombero dell'asilo, vi è un video in cui evidentemente su Repubblica una delle persone che stavano scappando dalla carica di polizia teneva in mano lo striscione e si è accasciato alzando le mani impaurito. Vi è stato dato anche in questo caso l'aggravante per resistenza pubblica ufficiale ed è stato rilasciato il giorno dopo perché si temeva che altre costruzioni fossero plausibili. Il 9 febbraio è stata un'intimidazione generale perché i ragazzi che si avvicinavano al corteo in zona di Piazza Castello venivano firmati e gli veniva fatta una foto segnaletica. Queste probabilmente sono diventate tra le identificazioni, non sono prove probanti, sono intimidazioni, se soltanto che quella persona stava camminando attorno a Porta Palazzo. Senza citare tutte le altre persone che sicuramente erano state più vicine e conoscono, tra cui possono sostenere intercettazioni telefoniche, non assolutamente di dubbia permissione. Quello che volevo dire è che Ambirabo
l'operato che è stato fatto da Stravi, che è una pagina su Facebook di giuristi che ha post dottorato, che hanno ripreso i fatti e hanno elencato in maniera molto migliore di me le violazioni del diritto che sono state applicate. Quando due interventi fa si parlava dell'apertura di altri spazi, penso che si possano aprire anche altri spazi mediatici, ovviamente nella speranza di potersi prendere spazi per condivisione reale faccia a faccia. E essendo questa un'assemblea organizzativa, quello che proponevo io è molto normalmente, ovviamente non è solamente una delle vie, in questo momento sarebbe necessario creare siti in cui si molto banalmente si pubblichino le notizie senza esprimere i propri ideali politici, non perché vi sia niente di male in questo, non perché non li abbia io stesso, ma perché vi sono i dati obiettivi per andare a prendere l'opinione pubblica di persone. E ovviamente Radio Breakout fa un'ottima notizia come altri siti che noi tutti conosciamo, però sono visualizzati soltanto da persone che sono già probabilmente in accordo. E per quanto sia brutto essere stigmatizzati per i propri ideali, e questa non è una cosa con cui bisogna imparare a convivere, ma bisogna impararsi ad opporre, penso che nell'immediato per aiutare persone e per combattere non contro, ma per combattere per l'emancipazione soprattutto di chi è in situazioni ancora più sfavorevoli di noi, ovvero chi rischia di finire dall'ex Moia un CPR, bisognerebbe cercare di fare informazione non politicizzata. E per questo, essendo questa un'assemblea organizzativa, anche se penso che possa essere impopolare per voi, per alcuni di voi almeno, la mia proposta, io mi chiamo Michele, sarò seduto qua e spero che se qualcuno dopo fosse interessato a pensare come creare questo tipo di informazione, io sarò presente e sarei molto contento. Scusate, cazzettini, ma era concentrare appunto l'attenzione su questo aspetto che forse non è poi venuto così tanto fuori, ovvero quello che noi abbiamo le strade colme di individui che non avranno un permesso di soggiorno, non avranno una carta d'identità, non avranno un tesserino sanitario, saranno dei sans-papiers invisibili. Vi leggo brevemente degli stralci del nostro documento, se volete sottoscriverlo. Noi abbiamo raggiunto le 4.000 firme in pochi giorni, l'auspicio è quello appunto di allargarlo, perché appunto questa protesta che noi, questa manifestazione che vorremmo fare il giorno 14 marzo in Piazza Castello, ovvero una lezione aperta, il nostro auspicio è quello appunto che si possa organizzare anche in altre città italiane. Come docenti e lavoratori dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, tutto questo è per noi inaccettabile. In questi anni con il nostro lavoro siamo stati gli elementi cardine dei processi di inclusione e di autonomia delle persone che dagli anni 90 in poi sono giunte nel nostro paese per migliorare le loro condizioni di vita. Vogliamo continuare a esserlo anche prendendo posizione rispetto a politiche che rendono l'inclusione l'ultimo dei problemi. Noi come docenti e lavoratori del CP assistiamo costantemente ai primi effetti di questa legge sulle vite dei nostri studenti. E le persone hanno ancora più paura, interrompono percorsi di formazione e di inserimento sociale. Il timore di divenire clandestini rende ancora più vulnerabili queste persone che portano sul loro corpo segni delle torture sorte in Libia. Come cittadini, invece, osserviamo che questa legge, invece di favorire la sicurezza nel paese, produce effetti esattamente contrari. Una società che costringe alla clandestinità è una società che crea disordini e spazi per lo sfruttamento. Finisco concludendo per dirla con Paolo Freire, dicendo che tutta l'educazione politica, se si considera l'educazione una pratica sociale impegnata in una trasformazione di sistemi oppressivi in cerca di emancipazione e liberazione. Continueremo a impegnarci per condurre la società a livelli crescenti in termini di umanità e conoscenza. Da questa assemblea una proposta pratica
E la proposta è quella di unirci adesso, muoverci in corteo, continuare l'assemblea verso il cortile del Maglio, unirci e costruire un presidio permanente, perché bisogna vivere lo spazio fisicamente. Siamo tutti d'accordo e vogliamo tutti fare delle cose, siamo tutti diversi, abbiamo tanto potenziale, e quello che dobbiamo fare adesso è quella che è la proposta mia e di tanti altri studenti, perché credo siamo tutti d'accordo, è quello di farlo per davvero, liberare uno spazio, ricostituirlo, legittimarci e dire no, noi non vogliamo che ci sia la polizia in quartiere, che ci sia la militarizzazione, lo sgombero, la morte della socialità, la riqualificazione, l'espulsione dei poveri, lo sgombero del mercato. Quindi spero che, se siamo tutti d'accordo, muoverci adesso o quando vuole finire interventi, ma anzi, vi direi di muoverci ora, perché non ci capiterà, è oggi il giorno in cui siamo così tanti, è oggi il giorno in cui siamo convinti. Non ho subito veramente lo schifo dal primo minuto, chi magari come me è meno intelligente non si è accorto di certe cose, e penso però che siamo tutti diversi, abbiamo tutti delle pratiche, un'idea diversa, però sappiamo benissimo che certe cose penso ci fanno schifo a tutti, e per me è importante individuare queste cose, è importante lottare contro queste cose, nella differenza più totale delle pratiche, perché in un'assemblea come questa ovviamente la differenza è importante, ha un valore aggiunto. E io penso che per dare vita a questa cosa che è nata oggi, perché siamo tutti qua con la voglia di dire ok, sentiamo dei discorsi, però vorremmo fare qualcosa, nel senso ottenere dei risultati, e penso che la cosa più importante in primis è avere uno spazio, avere un posto in cui conoscerci, in cui continuare a parlare, in cui continuare a confrontarci, e è nata questa proposta di occupare uno spazio permanente in città per un periodo in cui confrontarsi, in cui magari incontrarsi, in cui sognare, in cui elaborare delle idee, perché io non è che abbia le risposte a cosa dobbiamo fare in questo momento. So che il mondo fa schifo, so che ci sono delle cose che fanno veramente tanto schifo, che vanno combattute, e quindi pensiamo assieme, incontriamoci, conosciamoci, cioè siamo tanti, diversissimi, quindi io, per collegarmi a quella proposta, penso che magari ci sono delle persone che hanno voglia di dire delle cose e hanno voglia di dire da adesso, penso che tutti abbiano delle cose da dire, forse è un po' più difficile farlo dopo. Se hanno voglia di farlo adesso, cioè, o se va bene, nel senso, non so, forse un po' però secondo me è importante questa cosa, dopo l'altro anche chi è contrario, magari non facciamo che queste cose che succedono che prendiamo, e poi uno si sente un po' in difficoltà di dire ma io non ci volevo andare, diciamolo, parliamo un attimo. Da un po' di tempo il comune ha deciso che una parte del balloon che viene adesso definita barattolo sarebbe dovuto spostarsi dal 19 gennaio dietro al cimitero monumentale, in uno spazio segregato, chiuso, senza servizi, senza collegamenti e così via. E il balloon è nato proprio come mercato degli stracci, come mercato in cui sono da sempre state vendute cose recuperate, cose di poco valore apparentemente, in cui centinaia di persone, trovando queste cose sulle soffitte, nelle soffitte, nelle cantine, nei cassonetti, riuscivano a aiutare a mantenersi, a procurarsi un minimo di reddito. Allo stesso tempo ha sempre permesso a tantissime persone di comprare cose ancora utili a poco prezzo, evitare i rifiuti, ed è stato anche sempre un luogo di socialità, ed è sempre stato del balloon, e cioè tutti i venditori dal 19 gennaio resistono a questa delibera del comune e si fanno i presidi, si continua a fare il balloon ogni sabato,
e penso che questo sia un'esperienza molto forte in questa città e quindi penso che posso da parte di tutti quelli che fanno il presidio condividere l'invito a venire lì ogni venerdì pomeriggio sera e poi passare la notte insieme con chi vende, con chi solidale al mercato attorno al fuoco e parlare del mercato e condividere i problemi ma anche le cose bellissime di questo luogo che è veramente un luogo sociale molto molto importante di questo quartiere. Veramente un tema che ricorre, una retorica che ricorre nelle politiche di questo governo e di quelli che lo hanno preceduto è la strumentalizzazione in chiave razzista e securitaria dei corpi delle donne. I movimenti femministi in tutto il mondo stanno e hanno anche in passato e continuano a farlo, rifiutato questa retorica, appunto rivendicando l'autodifesa come pratica di contrasto alla violenza sulle donne e soprattutto riconoscendo le violenze di genere come violenze sistemiche che sono radicate, alimentate, legittimate dalla cultura patriarcale, dell'organizzazione gerarchica appunto patriarcale della società e quindi riconoscendo il fatto che sicuramente non sono né pene più dure né più polizia nelle strade, strumenti di contrasto a queste forme di violenze, ma lavorando per un cambiamento radicale nella cultura e appunto nella divisione sessuale del lavoro e nell'organizzazione della società. Anche appunto come movimenti abbiamo al contrario, in contrapposizione a questa retorica di strumentalizzazione dei nostri corpi, abbiamo riconosciuto un legame forte tra politiche sessiste e razziste, individuando l'attacco alle donne, alle soggettività LGBTQ e alle soggettività migranti come un attacco a tutte quelle persone che rifiutano di stare al posto che è stato loro assegnato, che quindi valicano i confini, rifiutano i ruoli imposti e in qualche modo si ribellano. Il clima in città è sicuramente soffocante, lo abbiamo vissuto in modo forse anche ad esempio come movimenti femministi, penso alla volantinaggio di Una di Meno in via Roma l'8 febbraio che è stato circondato da 50 poliziotti della Celere e altrettanti Digos e ha subito davvero una militarizzazione che costruisce i soggetti che prendono parola, che si ribellano come soggetti pericolosi molto, molto forti in quelle e in altre occasioni, come sta succedendo un po' per tutti i movimenti sociali in questa città. E appunto, come dicevamo prima, in tutto il mondo alla violenza contro le donne, alle violenze di genere è stata individuata invece, proprio per rifiutare questa retorica securitaria di strumentalizzazione, lo sciopero come risposta, uno sciopero che è sciopero dal lavoro produttivo, quello che si fa fuori casa, ma anche dal lavoro riproduttivo, domestico e di cura, che assolutamente non viene riconosciuto, è uno sciopero dei generi, ovvero da tutto ciò che ci è imposto sulla base del sesso con cui nasciamo. E appunto, anche come risposta a questo tipo di violenze, di cui sicuramente fanno parte anche le violenze istituzionali razziste della polizia, vi invitiamo a essere tutte e tutti tutti in piazza l'8 marzo a scioperare. Anche se in realtà i fatti che hanno portato a questa assemblea riguardano questo argomento, è quello dell'occupazione degli sgomberi e dal decreto Lupi, dal piano casa in poi, tutto quello che è successo nei mesi e negli anni successivi sono un tema assolutamente centrale. Parto proprio dalla questione, andrò molto brevemente, la polizia di fatto, se non c'è diritto, il ruolo politico se lo prende, quindi questo è l'elemento centrale. Io provo a studiarlo, è molto difficile farlo in Italia, proprio per capire qual è la prospettiva, capire quali sono le categorie, quindi c'è un po' di persone che cercano di fare lo stesso lavoro con grandi difficoltà. La cosa interessante è che un elemento strategico a livello di rappresentazioni che vengono utilizzate da chi compie il lavoro sul campo, dai manuali usati della formazione, ma credo che è un funzionamento anche nei discorsi che abbiamo visto in questi giorni, di chi coordina o opera, è quello del mancato riconoscimento della natura politica di chi è in strada. Quindi il gioco che molto spesso viene utilizzato, la strategia che viene utilizzata è quella di negare questa natura. Qualunque cosa facciano le persone viene depoliticizzata. Le due strategie sono prevalenti, una è quella di
psicologizzare la violenza, ridurre i manifestanti a soggetti che sono preda di raptus o che cadono vittime di processi di imitazione. L'altra è quella di ridurre a criminali comuni, ossia persone che non hanno alcun intento realmente politico, ma hanno intenti esclusivamente predatori. Quello che non succede mai, a prescindere dall'apprezzamento che ovviamente non può esserci per determinati atti, è riconoscenza la natura politica di quegli atti, del fatto che determinate persone compiono dei gesti per portare avanti determinati principi per difendere. Questo è uno strumento assolutamente centrale, evidentemente, per le forze dell'ordine, perché dimostra quanto temano, evidentemente, il riconoscimento del carattere politico, soprattutto quando quel carattere politico si traduce nella difesa dei diritti, che sarebbero anche nella Costituzione. Non che questo sia un elemento centrale, non che chi agisce secondo le sue pratiche, le sue logiche difenda la Costituzione, questo è il punto è che quegli stessi diritti contestati da determinate persone direttamente o indirettamente possono anche ricadere nel quadro dell'ordine legale, e questo è un fatto che viene assolutamente negato. Anche nei centri di identificazione ed espulsione attuano un lavoro politico, non tecnico, questo è un altro elemento che penso sia già emerso prima, selezionano. Si parla a proposito del lavoro della polizia di chirurgia morale e sociale, selezionano chi può stare dentro e chi può stare fuori, anche al di là delle leggi, comunque questo sono assolutamente vaghe a riguardo. Nei centri, negli anni, sono finiti anche i cittadini comunitari, che infatti ci possono stare altri, no, cittadini regolarmente presenti, la casistica di chi ha transitato su tutto di questo genere è vastissima, quindi la discrezionalità, il potere in mano delle forze dell'ordine in questo senso è determinante, e si configura come politica in quanto seleziona chi è legittimato a stare e chi non è legittimato a stare. E chiudo con la questione delle occupazioni, un altro elemento, la categoria qui è dell'ordine pubblico, l'ordine pubblico è un concetto che viene impiegato molto spesso per giustificare interventi, per curare città, per garantire, si incrocia con il concetto di sicurezza di decoro, e spesso viene rappresentato come un concetto neutrale, si dice l'ordine pubblico di polizia è un ordine materiale non ideale, nel senso che ha a che fare con il mantenimento dell'ordinato svolgimento della vita quotidiana, ma non difende specifici valori, è neutrale in questo senso. Quanto invece sia orientato molto spesso verso determinati valori e non possa essere veramente neutrale, emerge in determinati casi. Questo il caso che faccio non riguarda strettamente la polizia, ma si collega alla circolare, se non ricordo male, del 1° settembre del Ministero dell'Interno, fortemente voluta da Salvini, sulle occupazioni. Cosa dice alle prefetture, comuni e quindi anche in certo senso alle forze di polizia? Dovete selezionare gli occupanti vulnerabili e quelli non vulnerabili. Quelli vulnerabili, andateci piano, quelli non vulnerabili potete espellerli tranquillamente. E a un certo punto c'è un passaggio centrale, dice, certo bisogna tenere ovviamente quei passaggi puramente dovuti in conto delle condizioni di base quando si effettuano sgomberi, non mettere in strada le persone senza un piano alternativo, ma il piano deve essere minimo e comunque il valore di riferimento è la proprietà privata. Quindi in questo senso c'è una chiara presa di posizione rispetto ai valori determinanti. A parte la questione dei valori, bisogna usare i termini principi costituzionalmente, però lasciamo perdere. Comunque sia, è chiaro il punto, non è neutrale, c'è una gerarchia e quindi è interessante osservare, per quello che può fare chi fa ricerca chiaramente, come torna continuamente questo problema, come attraverso azioni che vengono rappresentate come neutrali da questo punto di vista, soltanto orientate a garantire la sicurezza minima delle persone, in realtà si portano avanti visioni specifiche della società. E questo è il piccolo e minimo contributo che provo a dare. L'idea di un'assemblea permanente, un presidio permanente, possa rappresentare un fattore organizzativo non di poco conto, in quanto anche durante questo pomeriggio, diciamo, in diversi hanno parlato anche della voglia e soprattutto dell'esigenza di fare. Sottolineerei un'altra volta il piacere che fa nel vedere tante persone, nell'affrontare questi temi, insomma, in università, e rispetto a questo credo che è arrivato, ma è in linea con le cose che sono dette finora, è arrivato il tempo che appunto l'università esca anche fuori la società, e credo che questo, insomma, questo appuntamento di questa sera, ormai ora, magari proveremo a uscire insieme, chi vuole, ci incamminiamo insomma verso il balone, possa essere un buon inizio, ma soprattutto perché ciò permetterebbe di conoscerci, parlarci e cospirare insieme verso, insomma, contro la gentrificazione, cospirare e respirare insieme, sono quelli in un luogo fisso dove andare, per questo è un balone ottimo. Volevo presentarvi a questo punto all'associazione perché credo che in un contesto come questo possa essere utile. La nostra idea è nata
all'incirca un paio d'anni fa tra amici, siamo tutti giovani avvocati, e ci siamo resi conto che molto spesso non sono soltanto i fatti a ledere i diritti, ma sono addirittura le stesse norme. Per cui abbiamo pensato di utilizzare uno strumento che è chiamato Strategic Litigation, che in Italia è davvero poco conosciuto, uno strumento praticamente giuridico, che consiste nel portare la violazione del diritto di un singolo davanti al giudice per fare in modo che possa essere ottenuta una sentenza che porti effettivamente ad un'inversione di tendenza e che quindi quel diritto che è stato reso nei confronti del singolo possa poi invece trovare tutela nei confronti di tutti, o meglio, in favore di tutti, a beneficio di tutti. Quello che noi facciamo è appunto portare dei singoli casi. I singoli casi non sono semplici da trovare, e quindi rivolgo a tutti voi, a tutte le persone che conoscete, un appello, perché nel caso in cui ritengano che ci sono delle norme, che ci sono delle prassi giudiziarie che violano dei diritti, a rivolgersi a noi. Abbiamo un sito che è www.strali.org, è un'associazione ovviamente no profit, quindi non sono qui a fare una pubblicità commerciale, però è importante che tutti ci si impegni per riuscire a combattere non soltanto per strada, non soltanto nei luoghi come dire, più tipici, ma anche all'interno delle aule di giustizia. È un lavoro in cui crediamo molto e con l'aiuto di tutti possiamo effettivamente portare un cambiamento. Per cui grazie Michele per avermi dato l'opportunità di parlare di Strali, e spero che almeno qualcuno tra voi abbia l'interesse a conoscere meglio questa nuova realtà. Grazie. Anche su quello che è stato il rapporto di questa giunta nella città, nel senso che se l'attuale giunta, l'attuale sindaca si è fatta eleggere con un programma che al primo punto aveva proprio l'urbanistica, e se uno va oggi a leggere quello che ha scritto 3 anni e mezzo, 4 anni fa, quando ha scritto questo programma, cioè, è scioccante, ha fatto esattamente l'opposto. Allora, che cosa vuol dire? Che chiaramente questa persona e chi lavora con lei, la sua giunta, hanno sciacallato dei movimenti che comunque c'erano in questa città, che già qualche anno fa hanno cominciato a opporsi alle gentrificazioni, alla svendita dei beni comuni, all'inquinamento dell'aria, al trattamento dei rifiuti. E forse adesso siamo arrivati a quel momento di rottura in cui è chiaro ed evidente che chi è andato al potere in questa città non ha nessuna intenzione di cambiare quello che è stato il modo con cui è stata condotta la città fino adesso, è stata guidata. E allora è anche un po' il momento di rimettere assieme quelle intelligenze che avevano costruito un'opposizione forte anche alla giunta Fassino, proprio su queste scelte di trattamento dei rifiuti, di vivibilità, di aria, di inquinamento, di beni comuni, portando anche a tante e alle attentissime occupazioni che ci sono nella città di Torino. E allora l'idea che vogliamo lanciare, e che stiamo cercando di lanciare con altri compagni e compagne, con un gruppo che si chiama Assemblea 21, è quello di ricostituire di nuovo un momento di incontro di queste realtà. Qui si è parlato anche tanto del bisogno di parlare, di incontrarsi, di darsi degli spazi. Allora probabilmente un vuoto da riempire in questa città è proprio riprendere quelle riflessioni che tra l'altro hanno aiutato proprio l'attuale sindaca a vincere l'elezione, a sconfiggere dopo 25 anni il PD. E sono questi argomenti da riprendere e da sbattergli in faccia per dirsene che per una volta per tutte se ne deve andare, e il suo esperimento è assolutamente fallito. Dato che Guazzo fa sempre le cose belle ma non tratta mai una materia triste, allora l'appuntamento è al 25 febbraio, a che ora? Alle 21, questa è la cerimonia preparatoria di Assemblea 21, quindi in vista di un'assemblea cittadina. Ma è oggi il 25? Ma alla fine ci arriviamo. Al Gabbio, c'è dove c'è il Gabbio, che in via Milio Banda 2 ore.
fare qualcosa e fare parte dello Stato, una serie di proposte che non è importante. E dall'altra parte però l'altra cosa era anche riguardare, faccio lo storico, al passato, cioè nel senso provare a fare un po' la storia di tutto quello che è accaduto, ad avere strumenti per capire, cioè non basta dire, lo so che non è popolare, ma sono molto contrario al richiamo sempre al fascismo per parlare dell'oggi, preferisco parlare dell'oggi non necessariamente utilizzando altre categorie. L'unica cosa che a me viene sempre in mente, lo ripeto sempre quando fa questo collegamento, è che se c'è una cosa che collega le generazioni, io mi occupo di fascismo e resistenza, che collega le generazioni che ha fatto la resistenza a oggi, secondo me è un'unica cosa, e cioè il fatto che quella è stata una generazione che ha dovuto imparare a disubbidire, e credo che imparare a disubbidire sia la cosa che in qualche modo tiene insieme tutto quello di cui si è detto oggi, e cioè di rifiutarsi, di uniformarsi e quindi di disubbidire come categoria, che poi ognuno declina un po' come vuole. Però l'altra cosa che volevo dire, e che mi sembra necessario, è che poi quando si esce da questa assemblea, che sono sempre cose positive in cui impariamo un po' di cose e ci raccontiamo tante cose, poi però bisogna un po' tenere fila. Cioè io credo che l'essere qui, cioè l'essere qui come università, non è poca cosa. E quindi io rivendicherei il fatto, al di là dell'uscire di qui a fare il corteo, dello stare qui, rivendicherei il fatto che qui deve essere un luogo in cui ci ritroviamo, in cui costruiamo qualcosa, in cui di noi... Qui oggi siamo noi come colleghi, siamo pochissimi, e questo non è un fatto casuale, è un fatto oggettivo di questo luogo, cioè in cui il disinteresse è la categoria dell'appartenenza a questo luogo, l'assoluta disinteresse verso il fuori ma anche verso il dentro, cioè non è l'assenza di partecipazione, l'atomizzazione che secondo me è la vittoria della destra paese negli ultimi 20 anni, l'atomizzazione delle relazioni, la sua frantumazione è il risultato più grosso che si è ottenuto, ahimè, al di fuori ma anche all'interno di questo luogo. Allora rivendicare che questo sia uno spazio non solo di libertà, che non è poca cosa, ma uno spazio in cui noi parliamo, discutiamo, ci ritroviamo costantemente e rimettiamo in gioco continuamente le cose che abbiamo detto oggi, perché se no diventa, guardate, lo dico, se diventa antipatico, una grande seduta di autocoscienza, fa bene a tutti, ma finisce esattamente nel momento in cui ci salutiamo. O siamo capaci di trasformare questa autocoscienza in un dato politico, per fare politica non è soltanto occupare, cosa bellissima, meravigliosa, fantastica, ma è discutere, studiare, tutto il mio mestiere, lo dico, può essere noioso, ma studiare, e continuare a studiare e capire quello che ci accade intorno, se no questa cosa, per quanto bella, finisce esattamente nel momento in cui ci salutiamo. Anni del movimento, abbiamo sentito parlare alcuni colleghi, abbiamo sentito parlare alcuni studenti, però ho visto delle facce che di solito in questo tipo di assemblea non ci sono mai, e a me personalmente sembra un grandissimo risultato che non si vedeva in città da anni, quindi io questo lo porto a casa davvero come un primo grande risultato, compreso insomma per i miei colleghi di Ateneo che timidamente si sono affacciati e sono rimasti fino alla fine ad ascoltare quello che è stato detto. Terrei di buono anche in generale, mi sembra la maturità a livello dell'analisi, tante cose sono state dette, veramente molto importanti, molto interessanti, anche da fronti, insisto, veramente molto differenti, che hanno sempre avuto una certa difficoltà a parlarsi, ma che invece si sono confrontati in maniera molto forte. Noi, come l'abbiamo detto fin dall'inizio, insistiamo, non intendiamo mettere un cappello su niente, a noi ci sembrava interessante battere un colpo di l'università in quanto veneranda che è qui da circa 6 secoli, ci siamo, pezzi di noi ci sono, l'università è un luogo aperto, civile, democratico, dove ci si può esprimere, stasera siamo riusciti a farlo secondo me, dopodiché appunto non si ferma questa iniziativa, noi da parte nostra vorremmo che ci fossero delle altre iniziative, ma di nuovo una palla che gettiamo all'assemblea, quindi mi sembra che alcuni temi fondamentali siano emersi, temi che erano già nel documento, temi che di nuovo non serviva il documento per conoscerli, per carità, però mi sembra che la questione dei migranti e le ultime accelerazioni normative, in generale la questione del non stato di emergenza, di una situazione normale che si è cronicizzata e che forse si estende ai migranti e a tutti gli altri, raccolgo da questo punto di vista il documento che è stato presentato da Francesca, sia una questione di cui merita dibattere, quindi qui dentro ci sono molte forze di persone che hanno lavorato molto bene negli anni sul tema
di migranti, suicidi, suicidi, CPR, però lì fuori ci sono, e in mezzo in questa sala ci sono moltissime altre persone che hanno lavorato con azione politica, con riflessione culturale in maniera straordinaria su questo tema. Io penso che sia il caso che ci ritroviamo, che convochiamo un'altra assemblea proprio su questo tema, come dire, per non perdere di vista che c'è una questione spinosa, che è una questione di diritto, ma che è una questione di cittadinanza, che è una questione di democrazia, che direi non possiamo più mettere sotto il tappeto, se mai abbiamo potuto farlo, che dovremmo riprendere in mano. Mi sembra anche che la questione del diritto alla dissidenza, del diritto all'espressione democratica, delle proprie idee, sia una questione sul tappeto, mi sembra che ancora una volta siamo all'incrocio tra ordine pubblico, cittadinanza, libertà, e di nuovo mi immagino che molti colleghi giuristi, molti colleghi storici del diritto, ma anche di nuovo molti movimenti, molte persone che questa cosa la vivono sulla propria pelle perché sono impossibilitati, di nuovo tante testimonianze molto potenti, oggi le abbiamo sentite, a esprimere il proprio parere, la propria opinione, possono dare un contributo fondamentale a questo tema, quindi mi sembra che sia il secondo gruppo di questioni ma veramente esplosive che non possiamo più evitare. Poi certo c'è un terzo, sicuramente quello che sta più a cuore a me, ma di nuovo in tanti l'avete evocato, mi sembra significativo, che è quello del diritto alla città, del diritto all'abitare, del diritto a manifestare, insomma il diritto a fare dello spazio urbano non unicamente una parata di luoghi commerciali ameni dove passare la sera, ma uno spazio molto più vivo, molto più effervescente, dove chiunque possa dire la sua. Cerchiamo di farlo nei prossimi mesi, ma io mi aspetto che sia una cosa che si faccia dalla prossima settimana, cioè mi sembra che un'assemblea così bella, così ricca, sia un'occasione troppo ghiotta per lasciarla svanire nei nostri impegni, nelle nostre mille cose. Caso veramente di tenerla viva, tenerla accesa, compresi tutti quelli che ne terranno di tenerla viva, tenerla accesa adesso, continuando, uscendo da qui, venendo dal campus e andando verso il portiere del mare.